Lei crede di avere un ne comportamento? Un? Nel mio piccolo sì. Ci può dare un esempio di qualcosa che lei fa quotidianamente? Per esempio la raccolta differenziata. La raccolta differenziata, qualcos'altro? Per esempio quando vado su una spiaggia, se vedo qualcosa che non va bene la segnalo. Se si possono evitare prodotti tossici, queste cose sì. Oddio, io spero di sì. Ci può fare un esempio di qualcosa che fai che aiuta a uno stile di vita più sostenibile? Non sprecare acqua, non fare sprechi, raccolta differenziata, non inquinare l'ambiente gettando cose in terra. Cose piccole però che alla fine contano. Certo che contano, come nel nostro piccolo possiamo fare ognuno di noi nel suo piccolo. Certo, tu? Io più o meno si cerca di fare quel che si può, appunto, nel piccolo non sprecare acqua, come ha detto la ragazza, quindi non sempre quelle sono le cose, magari cercare pure lo stesso di non buttare la carta per terra, magari buttarla nel cestino, queste cose qui che nel piccolo possono magari anche aiutare. Anche andare con la bici, ragazzi, mi raccomando, eh? Sempre con la bici. Si usano i mezzi di trasporto. E quei pubblici almeno, quei pubblici collettivi. Noi andiamo sempre con i mezzi pubblici, non bravi. La macchina. Quindi. Bravi, continuate così, anche con la bicicletta non è male, va bene? Riciclo, faccio il plastico alla busta del plastico, e il cibo alla busta del cibo, e questo, e dopo ogni busta al suo posto. ¿Y tú? Pues lo mismo y ahorrar agua. Por ejemplo, cuando se está calentando el agua de la ducha, lo ponen en un barreño y luego para regar las plantas. O coger el transporte público en vez de coger el coche. Sí, sí. Muy bien, muy bien. O no sé, no se me ocurre nada más. No, así está bien. Muchas gracias. Le ragazze risparmiano l'acqua, prendono il trasporto pubblico, fanno la raccolta differenziata, insomma non solo in Italia, anche credo in Spagna fanno lo stesso. Tanto per cominciare la raccolta differenziata, va bene, sono attenta a non buttare nulla per strada, sono attentissima, vado alla ricerca costante di cestini e qualsiasi cosa, su questo sì, non ho cani quindi per cui non sporco neanche il verde pubblico. E non so, adesso al momento non mi sovviene nient'altro. Lei può essere considerata un'ecocittadina allora? Beh, insomma, fra virgolette, mi sforzo. E questo già è tanto. Ma non mi sento, sì, cerco di adattarmi a quelle che sono le nozioni base di civiltà, senza urtare l'altro. Sto attenta, ecco, però non lo so, forse è una parola troppo grossa. Se lei mi dice lei è un'ecocittadina, grazie. Migliorerò. Lei crede di avere un ne comportamento? Nessuno è perfetto nella vita. Allora, nell'ambito del progetto E Comportamenti, Legambiente Circolo di Bari ha promosso un concorso nelle scuole di Bari, sempre dei quartieri Madonella, Miurà e Libertà. Un concorso molto interessante dove i bambini delle terze, quarte e quinte elementare dovevano realizzare un disegno con tema dell'ambiente e poi questo disegno doveva essere scelto per essere appunto stampato in delle shopper che vedrete qui alle nostre spalle, che verranno poi alla loro volta distribuiti fra i commercianti di questi stessi quartieri. Abbiamo qui l'insegnante della classe che ha vinto, ora dico la classe che è la quarta D della scuola Balilla del quartiere Madonella, abbiamo il vincitore e abbiamo il papà del vincitore. Prima partiamo con la domanda al vincitore, a che cosa ti sei ispirato a fare questo disegno? Al cervo. Al cervo? Ti piace il cervo? Sì. E ha fatto un bel disegno, ha utilizzato dei colori, ha fatto queste ombre meravigliose, abbiamo potuto vedere, no? Il disegno sta qua alle nostre spalle. Si vede bene. Ti piace la natura, immagino? Sì. Infatti non è stato difficile per te fare questo disegno?
Sì. E quando hai saputo che hai vinto il premio, cosa hai sentito? Un battito forte al cuore. Un battito forte al cuore. E poi il premio tu non sapevi che cos'era, vero? No. Sapete che cosa ha vinto lui? Ha vinto una bicicletta. Certo, il progetto E Comportamenti ha parlato sempre di mobilità sostenibile, non solo di raccolta differenziata. E quindi lui ha vinto una bicicletta. Allora, che cosa farai con questa bicicletta? Domanda scontata. Non lo so. Andrà al giardino. Tu abiti dove? Dove abiti? In quale quartiere? Via Corso Sonnino. Ah, Corso Sonnino, immagino che farai Corso Sonnino su e giù fino a Ponta Perotti, è vero? Sì. Bravo, bravo, bravissimo. Lui si chiama Vishnu Venisti e ha vinto appunto il concorso. Papà, come si sente in tutto questo? È una bella emozione, quindi. Immagino che il Papa... Aspettavamo. Non ve l'aspettavate? No. Io personalmente sapevo che avevano fatto i disegni, però il disegno non l'avevo visto. Quindi è stato emozionante. È tornato a casa, ha detto che l'insegnante aveva comunicato la vincita del premio e quindi siamo stati questi due giorni un po' in trepidazione, poi con tutti i compagni di classe con cui c'è un bellissimo rapporto con le insegnanti, abbiamo aspettato questo momento con la curiosità del premio anche e di vedere come era stato riportato il disegno nello shop, come la chiamate, insomma, nella shopper. E allora immagino che tutta la famiglia dovrà prendere una bicicletta per accompagnare, no? Tutta la famiglia, buona parte della famiglia ce l'ha, quindi insomma. Ah, ce l'avrete già la bicicletta? Il rapporto con la natura per noi, insomma, ce l'abbiamo. Nel sangue. Ce l'abbiamo nel sangue, insomma. Lui sa, io faccio il geologo, per cui insomma, con la natura ha un rapporto molto, molto, molto vicino. Va bene. Cerca di trasmettere questo ai bambini. Va bene, complimenti per il disegno, è veramente bello, complimenti. Allora, l'insegnante, allora, visto questa iniziativa meravigliosa, la partecipazione attiva della vostra scuola in questo progetto, come procederanno le attività per quanto riguarda l'ambiente? Beh, continueremo su questa linea di condotta, anche perché i bambini sono sempre molto entusiasti quando si parla di ambiente, quando si parla di natura, sono molto molto partecipi e si fanno prendere da un entusiasmo incredibile. Sarà perché io amo molto la natura e quindi riesco a trasmettere loro anche questo amore, ecco, per tutto ciò che ci circonda e di rendere al meglio, il meglio possibile per conservare la natura intatta. Allora, per quanto riguardano gli e-comportamenti, le azioni che potete prendere a scuola, no? Per un futuro sostenibile insieme ai bambini, che cosa potete fare di pratico? Beh, noi già a scuola facciamo una raccolta differenziata, ecco, quindi dalla carta, la plastica, i bambini sanno che la carta non va mai gettata nel cestino della carta straccia, abbiamo dei contenitori adatti, così anche per la plastica. Poi si cerca di educarli ai comportamenti che devono avere all'esterno, quindi di rispettare il più possibile la natura. Va bene, allora io ringrazio la vostra partecipazione, sono contentissima che ha vinto Vishnu questo premio e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie.